Ciao a tutti. Quella che segue è una presentazione tutt'altro che esaustiva di alcuni passaggi del libro Virusmania, selezionati e tradotti per voi dal canale Telegram 100 Elefanti. Capitolo 1. La medicina presenta un'immagine distorta dei microbi. Microbi, bollati come capri espiatori. Le persone sono alla mercé dell'idea che certi microbi agiscano come predatori, perseguitando le nostre comunità in cerca di vittime e causando le più gravi malattie. Un'idea del genere è troppo semplicistica. Come la psicologia e le scienze sociali hanno scoperto, gli esseri umani hanno una propensione per soluzioni semplicistiche, specialmente in un mondo che pare diventare costantemente più complicato. Il nostro moderno concetto di microbi letali evita di affrontare il quadro generale. Alcuni microbi possono essere dannosi. Tuttavia è negligente ignorare il ruolo svolto dai comportamenti individuali piuttosto che puntare il dito contro questi microrganismi. La maggior parte dei medici stessi non ha altro che una comprensione basica della biologia molecolare, compresa la ricerca sui microbi e il loro ruolo nell'insorgenza delle malattie. Un'altra sfida per la maggior parte dei dottori sarebbe descrivere il funzionamento della reazione a catena della polimerasi, PCR, sebbene sia diventata una tecnologia chiave nella biologia molecolare negli anni 90. L'ignoranza e il desiderio di un'eccessiva semplificazione sono problemi radicati nella scienza medica e la teoria dei microbi rientra esattamente in questo schema. Una causa, una malattia e infine una pillola o vaccino miracolosi come soluzione. La biologia, scienza della vita, non è neanche capace di definire il proprio oggetto di ricerca, la vita. Di fatto, i test più precisi sono svolti su tessuti e cellule morti. Questo fenomeno è particolarmente virulento nella ricerca batterica e virale, dove gli esperimenti di laboratorio su campioni di tessuti tormentati con una varietà di sostanze chimiche spesso altamente reattive consente poche conclusioni riguardo la realtà. Eppure, conclusioni vengono tratte costantemente, per poi passare alla produzione di farmaci e vaccini. Funghi, come nella foresta, così nel corpo umano. Concentrandoci sui microbi e accusandoli di essere la primaria e sola causa scatenante della malattia, trascuriamo vari fattori interconnessi, come le tossine ambientali, gli effetti collaterali delle medicine, problemi psicologici come depressione e ansia e una cattiva alimentazione. Obiettivo primario dovrebbe essere studiare esattamente come certi prodotti alimentari, diete specifiche, droghe, tossine e stress influenzino la composizione della flora intestinale e come ciò influenzi la salute umana. Questo lavoro di ricerca è evidentemente trascurato. Ciò mostra ancora una volta che l'industria medica non è interessata alla vera ricerca preventiva. La vendita e applicazione di preparati antimicotici, come antibiotici, farmaci antivirali, vaccini, probiotici, eccetera, rende un sacco di soldi. Il consiglio di eliminare, evitare o ridurre il consumo di caffè, zuccheri raffinati o droghe, d'altra parte, non porta alcun profitto. E chi davvero vuole o è capace di rinunciare alle sue amate abitudini? Molte persone preferirebbero sperare in una pozione magica che faccia svanire rapidamente tutti gli acciacchi e i dolori. Ovunque è in gioco l'equilibrio. Batteri, al principio della vita. Appena qualche ora dopo la nascita, ogni membrana mucosa del neonato è già stata colonizzata dai batteri, i quali attuano importanti funzioni protettive. Senza queste colonie di miliardi di germi, il neonato, così come l'adulto, non potrebbe sopravvivere. Eppure le persone insistono nel diffamare i microbi perché intrappolate nel loro concetto di nemico e la loro visione a tunnel è diretta ai soli germi. In realtà questa percezione iniziò con Louis Pasteur, il quale diffuse l'opinione secondo cui i batteri sono ovunque nell'aria. E così era nata l'idea che batteri, come funghi e virus, sarebbero discesi su uomini e animali come sciami di locuste.
I batteri non vivono isolati, esiste sempre un terreno. E a seconda della tossicità del terreno, ci sono diversi germi tossici. Se chiediamo ai batteriologi cosa viene prima, se il terreno o i batteri, la risposta è sempre la stessa. È il terreno a consentire ai microbi di prosperare. I germi, dunque, non causano direttamente la malattia. Dopo l'introduzione di un corpo estraneo, come in una ferita, compaiono germi molto specifici, i quali, dopo la rimozione o il rilascio, scompaiono da soli e non continuano a popolarci. Questo spiegherebbe ciò che il pattern di pensiero medico dominante non comprende. Perché ci sono così tanti microorganismi nei nostri corpi senza che essi apportino alcun danno? Diventano pericolosi solo quando hanno abbastanza cibo del tipo giusto. Anche la chirurgia si avvale di questo principio, utilizzando larve di mosca per pulire ferite particolarmente difficili da igienizzare. Le larve mangiano solo il materiale morto o danneggiato, non toccano la carne sana e viva. Nessun chirurgo al mondo può pulire una ferita in modo così preciso e sicuro come queste larve. E quando tutto è ripulito, il banchetto è finito. Le larve non ti mangiano vivo, perché altrimenti non avrebbero più niente da mangiare. Pasteur prese consapevolezza di tutto ciò, citando Claude Bernard sul letto di morte. Ma Paul Ehrlich, noto come padre della chemioterapia, aderì all'interpretazione secondo la quale i microbi erano la reale causa della malattia. Ciò contribuì in modo decisivo all'accettazione della dottrina dei proiettili magici, una corsa all'oro per la nascente industria farmaceutica con la loro produzione di pillole miracolose. Virus, mini mostri letali. Alla fine del XIX secolo nessuno poteva effettivamente rilevare i virus. Essi misurano dai 20 ai 450 nanometri, miliardesimi di metro, e sono quindi molto più piccoli di batteri e funghi, così piccoli da essere visibili solo al microscopio elettronico. E il primo fu costruito nel 1931. La ricerca virale mainstream dà per assodato che i virus siano germi patogeni infettivi, i quali attivamente si diffondono nelle cellule in modo parassitico, moltiplicandosi e, infine, attaccando le cellule, talvolta uccidendole. Per accettare questa visione, l'esistenza di questi cosiddetti virus killer dovrebbe prima essere dimostrata. Ed è qui che cominciano i problemi. Un aspetto importante in questo contesto è che qualche tempo fa la scienza virologica mainstream ha abbandonato la strada dell'osservazione diretta della natura in favore di cosiddette prove indirette, con procedure come anticorpi e test PCR, i quali conducono a risultati con poco o nessun valore. L'insegnamento medico è radicato nell'immagine del nemico di Pasteur e Koch e ha trascurato di perseguire l'idea che le cellule del corpo possano produrre virus da sole, ad esempio come reazione a fattori di stress. Esperti scoprirono proprio questo molto tempo fa e parlavano di virus endogeni, particelle formate all'interno del corpo dalle cellule stesse. Poniti questa semplice domanda: come possono i virus essere in grado di diventare attivi e aggressivi di propria iniziativa quando gli mancano gli attributi decisivi per essere definiti viventi? I virus, al contrario di batteri e funghi, non hanno nemmeno un proprio metabolismo. Sono composti da un solo filamento di acido nucleico, DNA o RNA, e da una capsula proteica. Per precisione lessicale non contano neanche come microbi, dal greco micro, piccolo, e bios, vita. La natura, in costante ricerca d'equilibrio, vive in simbiosi con questi virus. Nel capitolo 2, un rapido viaggio dalla metà del XIX secolo ai giorni nostri per separare il mito dalla realtà riguardo la teoria dei germi.